Parlo del miglioramento del potenziale delle forze di vendita per sostituire quel famoso 15% categoria delle automobili per tutti. E questo non lo dico io, ce lo dice la storia, perché ogni volta che Fiat ha dato a questa categoria una vettura totalmente nuova come questa, lo ha fatto per sollecitarne un'evoluzione forte, per cambiare i paradigmi, e ha spesso creato degli esempi che le altre case hanno dovuto seguire, insomma è roba nostra. Basta sfogliare il nostro album di famiglia, sarò breve, parto dagli anni 30. Dalla Balilla. La Balilla che fu la prima vettura utilitaria ad uscire da una linea di produzione a catena e quindi già una vettura ancora per un'elite, se volete, ma che diventava sempre meno ristretta. Poi la 600. La 600 che negli anni 50 darà il via a quella che verrà definita la mobilità di massa e che soprattutto regalerà alla gente il sogno di possedere un'automobile e andare a fare le gite fuori porta. E poi la 127. La 127 nei difficilissimi anni 70, che impose il concetto di due volumi al mercato e spostò tutto quanto in avanti, che era una novità per i tempi, quindi il motore e la trazione. Non dimentico la 1 degli anni 80, che anticipò la tendenza delle vetture alte e portò nel segmento dell'innovazione nel campo dell'elettronica o nell'adozione dei motori puliti, come ben sapete il Fire 1000 fu allora veramente una grande novità per il mercato. E poi l'appunto nel